Bentrovati amici di Cucina Claudia, anche oggi sono in compagnia di un ospite, Alessandra Azzori, benvenuta. Grazie. Una cantante lirica vera, di quelle... Non posso fare l'imitazione. Non posso fare l'imitazione perché veramente farei una cattivissima pubblicità, ma tu hai lavorato 30 anni nel coro del teatro lirico. Anche un po' di più. Ci siamo conosciute infatti lì, sì, per l'opera Manon. Manon Lescaut. Che bello, un bellissimo ricordo del regista, di Gérard Deflot. Sì, e grande di regista. Tutta, grande regista. Ci inchiniamo, infatti insomma l'ente lirico lo sappiamo, poi... ovviamente propone produzioni di altissimo livello, certo. Quindi siamo felicissimi, anzi, di ricordarlo, ecco, che insomma anche Cagliari è, come dire, un piano importante, ecco, dal punto di vista della lirica, siamo molto felici. Ma tu insegni, tu hai scoperto talenti, sì. Adesso che ho lasciato, concluso il mio impegno col teatro lirico, mi sto dedicando all'insegnamento sia della musica moderna che della musica lirica, ovviamente. Ho delle buone voci interessanti, sì. Ne ho avuto in passato. Ne hai avuto, infatti io lo voglio salutare perché è stato poi, certo, una specie di carambata il fatto che ci conoscessimo noi, certo, e poi avessimo coinvolto in un nostro gioco artistico Gianluca Floris. Fantastico, certo. il tuo allievo, è stato allievo, sì, certo, agli esordi, esatto, vero? Uno dei miei primi allievi, una voce veramente straordinaria. Sì, un talento grandissimo, infatti lo salutiamo tantissimo, magari un giorno lo invitiamo qui a cucinare con me. E oggi prepariamo con te una pasta conosciutissima, di origine siciliana, certo. Cioè la ricetta è proprio della tradizione siciliana, che è la pasta alla norma. Alla norma, in onore di Vincenzo Bellini e della sua opera La Norma. Io sono un po' legata a Bellini perché di Bellini sono state le prime romanze che ho imparato al conservatorio, quando ho iniziato a scrivere canto, La Sonnambula, i Puritani, e quindi c'è un ricordo un po' particolare, certo, legato a questo musicista, e oggi invece dedichiamo a lui la pasta alla norma. La nostra ricetta, sì, perché dicevo la cucina è comunicazione, è arte, sì, e ci piace sperimentare anche noi che non siamo i professionisti della cucina, ma siamo appassionati. Certo. E siamo golosi, sperimentiamo le cose in cucina. Allora, prima di iniziare con i passaggi, andiamo a vedere la grafica con gli ingredienti e poi subito dopo vediamo la preparazione. Per realizzare la pasta alla norma abbiamo bisogno di 320 g di pasta, 400 g di melanzana, 150 g di ricotta salata, 700 g di pomodori maturi o passata, basilico, sale quanto basta. Ed eccoci pronti per iniziare. Prego Alessandra, allora, per le redini della cucina. Certo, io direi che possiamo iniziare con la melanzana. La melanzana va tagliata, innanzitutto leviamo il picciolo, sì, e la codina, un pezzettino di codina. Ok. E la possiamo tagliare a fettine. Sì. E friggiamo sia i bastoncini, okay, così, che le rondelle, che ci serviranno appunto per guarnire. Sì, vuoi che inizi a friggerle nel frattempo? Cominciamo a friggere, sì. Così, vediamo. Benissimo. L'olio avevamo precedentemente acceso, riscaldato, appunto, sì, riscaldare. Naturalmente non bisogna raggiungere il punto estremo del calore delle melanzane. Certo. Facciamo in modo che rimangano così. E ci mettiamo anche le rotelline, così le abbiamo direttamente pronte. Allora, abbiamo fritto le melanzane, pescate ovviamente dall'olio, e adesso ci dedichiamo alla salsa. Quindi l'olio sicuramente, sì, l'abbiamo scaldato. Pronto. E possiamo metterci lo mettiamo tutto. Ti do questo, quello che ritieni. Io penso che questo sa è una porzioncina e mezzo, secondo me, di pasta. Allora così va bene. Qui noi facciamo solitamente una porzione e mezzo, perché ci basta far vedere, ecco, i passaggi delle ricette, poi, certo, in grafica abbiamo dato ingredienti per 4 persone. Possiamo aggiungere un pochino di sale. Sì. E un pochino di pepe, una presa di sale e un pochino di pepe. Giro io? Sì. Quanti?
Ah, uno? Sì, va bene così. Va bene così? Poi anche queste sono cose che cubi, dipende vero? Dal gusto. A gusto, a piacere. Io voglio collegarmi a te, al tuo lavoro di blogger. Sì. Musica Amore, un blogger seguitissimo. Una passione più che un lavoro, sì. Ma mi prende il tempo quasi di un lavoro. E beh, perché un lavoro poi lo è. Sì. Hai dedicato anche a noi un articolo. Sì, grazie, con molto Alessandra. Piacere, perché credo, siccome il blog Musica Amore tratta l'arte in tutte le sue sfaccettature, tutte le sette muse, io credo che la cucina è una musa che non è fra le sette, ma l'aggiungiamo noi. È veramente un'arte. Poi ultimamente si è arricchita, soprattutto, non so se è una moda, ma io trovo che sia bellissimo, che la presentazione dei piatti è proprio anche è dal punto di vista artistico fatta molto, molto bene. E noi ci proviamo. Ci proviamo, no? Ci proviamo, figurati, un artista in cucina, un artista di altro in cucina. Due che artiste, sicuramente. Non dimentichiamo, certo, che Claudia è una ballerina, insegnante di danza. Sì, sì, sì. E quindi la danza, il mio cuore. Però sai che la cucina è la mia seconda passione, tant'è vero che vedi la televisione, dalla danza alla cucina, senza mai abbandonare naturalmente il mio mestiere, è vero, però ho portato in televisione ciò che più mi appassiona. Certo, quindi tornando al blog, io... Pronti a procedere, vero? Pasta benissimo, pronta, perfetto. Sugo pronto? Quale passaggio? Allora, il prossimo passaggio, le melanzane, quelle piccoline, le mettiamo nel sugo. Prendiamo una forchetta. Così. Ecco. Puoi versarle. Quindi, quelle tagliate a listarelle, listarelle le mettiamo. Quelle che si mischieranno bene con la pasta. Sì. Poi la pasta, abbiamo detto, possiamo fare anche, utilizzare le mezze penne, le penne, i sedanini, insomma, una pasta che possa raccogliere bene il sugo, anche se nell'originale si possono utilizzare quegli spaghetti grossi, quelli un po' ruvidi, in modo che possano assorbire bene il sugo. Quindi, ecco, queste tonde le lasciamo da parte, facciamo un pochino insieme e ci versiamo la pasta, così la pasta. Inizio, perfetto, a trasferirla. Sì. Faccio veloce veloce, siamo in chiusura di ricetta. Allora, secondo la ricetta originale, l'aglio va ho schiacciato, tagliato così, per aromatizzarlo proprio un pochino. Quindi giriamo, okay, e ora siamo pronti per metterlo nel piatto. Ok. Prima di metterlo, cioè una volta messo nel piatto, ecco. Usi quello nero? Ti aiuto io con, sì, questo? Te lo tengo fermo, sì, perché... O così, preferisci? Così. Sì. Ecco, e l'aglio lo lasciamo nella pentola, non lo mettiamo, certo. Non lo mettiamo, giusto il tanto per aromatizzare, eccolo qua. Allora, intanto porgiamo al nostro pubblico il piatto. Per presentarlo meglio si guarnisce con le melanzane intere, quelle che abbiamo messo prima. La ricotta salata. Vado a grattare? Faccio, sì, io o fai, fai tu? Fai, fai. Faccio? Grosso? Sì. Che bontà. Così. Ancora? Sì, benissimo così, proprio anche questo a gusto. Sì. Mettiamo il basilico e un filo d'olio extravergine. Per chiudere per la chiudere ricetta. La ricetta. Ed ecco qui le nostre caserecce, in questo caso alla norma. Ecco. La pasta alla norma, buonissima, della mia amica blogger Musica Amore, Alessandra Azzori, che ha raggiunto livelli... Sì, siamo numeri. Già quasi a 8 milioni di ragazzi, presenze. Chapeau. Io ti regalo la borsa. Grazie, grazie. Molto regalo carino. Alle mie amiche più care, che sono le mie ospiti. Grazie mille. Così hai un ricordo, insomma, di questa bella puntata. Grazie. Grazie per essere state grazie con noi. Ciao, alla prossima. E cantiamo. Viva l'arte.